Articolo su Gaetano Curreri, leader degli Stadio Vincitore di Sanremo. Un giorno mi dirai sono riusciti nell'impresa di arrivare al primo posto in tutte e tre le classifiche sanremesi, quella degli esperti, quella della giuria demoscopica e quella del televoto. Nel corso della nostra carriera abbiamo vinto un Nastro d'Argento e un David di Donatello, ma a Sanremo invece arrivammo ultimi. Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Così Gaetano Curreri, leader degli Stadio, commenta il trionfo al Festival di Sanremo. Questa volta la storica band romagnola, il cui nuovo album si intitola Miss Nostalgia, si gode il successo portandosi a casa 4 premi: il gradino più alto del podio sanremese, il premio Bigazzi per la migliore musica, il presso la sala stampa radio TV e quello della migliore cover con la Sera dei Miracoli. Con quali emozioni, Gaetano Curreri, avete vissuto la vittoria? Siamo felicissimi del risultato. La nostra musica è apprezzata anche dai giovani e non solo da un pubblico age. La nostra band fa musica da 35 anni e scrive anche per altri artisti. Siamo innamorati della musica, ironia della sorte, abbiamo vinto Sanremo il giorno di San Valentino. La vostra canzone Roberto Roversi ha messo d'accordo pubblico e critica. Avevamo presentato Un giorno mi dirai anche lo scorso anno, ma il brano è stato scartato. In realtà il testo era il medesimo, ma il vestito muscale non era quello che abbiamo presentato quest'anno, non c'era la chitarra né il basso. Non eravamo così convinti del tentativo, avevamo cambiato casa discografica e non avevamo un album pronto. Per come sono andate poi le cose è stato meglio così. Gaetano Curreri, giorno dopo giorno nella settimana sanremese la possibilità di una vostra vittoria ha cominciato a farsi largo. Dopo la vittoria nella serata di giovedì 11, quella dedicata alle cover, siamo tornati noi agli Stadio. La prima sera eravamo un po' intimoriti dal palco della Ristone, in più abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico legato ai volumi. Durante il nostro percorso artistico abbiamo sempre guardato indietro per proiettarci meglio nel futuro. La memoria, la nostalgia per noi non è mai stata malinconia, ma energia, che ti permette di guardare avanti. Ce lo ha insegnato Roberto Roversi, poeta e autore musicale. Nella serata delle cover avete interpretato La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, scomparso il 1 marzo del 2012. Quando sbagliavo alle tastiere, Lucio prima mi lanciava un'occhiata, poi mi tirava uno zoccolo. Se non capivo mi lanciava un mazzo di chiavi a cui ero attaccata a una croce di San Domenico. Siamo un bando intero ed abbiamo sempre vissuto sul palco. L'affetto della gente ci stimola a fare meglio. Io non possavo fare a meno della musica. Mia moglie nell'ultimo periodo ha rischiato di rivolgersi a chi l'ha visto. Perché no c'ero mai. Mentre preparavo il nostro album infatti lavoravo anche quello di Noemi. Articolo su Gaetano Curreri tratto davvero.